La signora Jen sta guidando un pullman senza freni pieno di bambini. Penny, tu ed Elvis andate con Phoenix. Io prendo Mercury. Ricevuto, Sam. Ecco, ora tutti quanti a Pontypandy compreranno qui la frutta. Chi ti ha dato la patente? Giri a sinistra! Attenta, più avanti c'è il molo! Giri a destra! Non piangere, Lily! È ancora meglio delle montagne russe! Dammi retta! L'ho già detto prima! Non mi piace la velocità! Sinistra o destra? Sinistra! Destra! Oh no! Oggi è martedì! E allora? Il martedì c'è il ritiro del cartone! Di qua! No, di qua! No, di là! No, andiamo di là! No! Oh. Non parlarmi di probabilità. Io voglio la mia mamma! Adesso provo a salire! Ho spento il motore, ma siete comunque senza freni e state andando dritti verso le rovine! Elvis, devi subito agganciare una fune al pullman per rallentarlo! Vuoi dire? Esatto! Prendi il tuo lazzo e raduna il bestiame, cowboy! Adesso premi il freno, Penny! Fantastica, Bove? Grazie, l'ho fatta io. Allora, vi andrebbe di giocare a uno dei miei giochi? Sì! Tutto tranne fare la mummia. Ma allora questo gioco si chiama Attacca la coda al gatto della strega. Sentite anche voi, puzza di bruciato. La mia casa! Il mio pipistrello! Ma che bella serata tranquilla, Charlie. La trattoria va a fuoco! Fermi, aspettate! Chiamo Sammy il pompiere! Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Scansione in corso! Via libera in cucina! Il capitano Steel ha finalmente rinunciato a rubare le mele caramellate! È proprio lì dietro, Elvis. C'è un incendio alla festa dei bambini, presso la trattoria. C'è un incendio alla festa dei bambini presso la trattoria. Forza! Facciamo come dice Penny! La
La porta è bloccata, sono intrappolati sul retro. Elvis, prendi la manichetta, io utilizzerò il piede di porco. Pompiere Sam, ossigeno 100%. Pronto, Elvis? Pompiere Pronto, Grigio. Sam. Ossigeno 100%. Fate tutti indietro! Uno alla volta! Prendete la mia mano e camminate accocciati! Così, Mandy! Vieni verso di me! Dove sono Sara e James? I bambini sono in salvo, signore. Tenga tutti lontano finché non avremo domato le fiamme. Bene! E ora si va in scena! Ciao, ciao, Pontipandi! Sei stato bravo, Elvis. Oh, sì, ben fatto, Cridlington. Sapevo che ce l'avresti fatta. Bene, riposo, ragazzi. Torniamo alla stazione. Beh, non ci resta che vedere come se la cava Mike. Ciao, Pontipandi! Sono orgoglioso di presentarvi il nuovo membro della mia band. Ecco a voi il mago delle sei corde 2000! Ah. C'è un posto che conosco dove si salutano tutti. Il nuovo membro della tua band non è bravo quanto Elvis, non credi? Lo sarà! Mandalo al massimo, Joe! Oh cielo, oh cielo! Oh no! Questo Elvis non lo farebbe assolutamente mai! Papà, devi scendere! Qualcuno chiami subito il pompiere Sam! Il robot chitarrista di Mike Flood è andato fuori controllo e ha dato fuoco al palco. Il robot chitarrista di Mike Flood è andato fuori controllo e ha dato fuoco al palco! Elvis, tu ed Ellie con Jupiter. Penny, tu e Arnold con Venus. Io arrivo con Mercury. Ellie, Arnold, portate tutti al sicuro. Elvis, vai a spegnere il generatore. Benny, occupiamoci del fuoco. Ricevuto, Sam. Generatore spento, Sam. Non credo che il mago delle sei corde 2000 arriverà mai al suo assurdo. State tutti quanti indietro. Sì, da questa parte dovete stare almeno a 5,5 metri di distanza per essere al sicuro. Missione compiuta! Attento, Sam! Questo tunnel si allaga spesso, è molto pericoloso. Aiuto! Tranquilla, Mandy! Sto arrivando! Stai bene, Mandy. Bevi un po' d'acqua. Grazie, Penny. Non mi sono fatta male, ma sono scivolata. E sei finita in un crepaccio. Che cosa ne pensi, Penny? Non posso tirarla su! Non c'è spazio per tutte e due. Dobbiamo trovare un'altra strada.
supporto. Cos'è questo rumore? Due esperti sono meglio di uno. Che cosa sta succedendo laggiù? Sento il capitano Steele che lavora sul carrello ferroviario. Oh, le saranno spuntate le ali da pipistrello e sarà appesa a testa in giù. Povero pipistrello Mandy. Moose, per caso hai una mappa delle grotte? Sì, proprio qui. Ecco le grotte. Percorrono la montagna in questo modo e le vecchie miniere si addentrano nella montagna in quest'altro modo. Si avvicinano molto le une alle altre. E qui è dove è intrappolata Mandy. È tutto pronto grazie a due esperti. Ma servono anche due guidatori. Allora, chi viene con me? Tra noi due, l'esperto in salvataggi sei tu, Norris. Penny, riesci a sentirmi? Penny! Sam! Eh? Siamo qui! Sam! Laggiù! Stai indietro, Penny! Resta dietro di me, Mandy! Sta tremando tutta la montagna! Sta tranquilla, Mandy, è Sam! Santo cielo! Sam! Aiuto! Ci siamo senza remi! Afferrate la fune! Grazie, pompiere Sam! Grazie! Voi due dovreste stare un po' più attenti in futuro. Scusaci, Sam! Zio Sam, guarda laggiù! Oh no, dobbiamo spegnere l'incendio prima che si propaghi. Che cosa? Dove sono i battifuoco? I cosa? Le pale che erano laggiù. Vedi, il fatto è che le abbiamo usate come remi. L'ultima volta che le abbiamo viste erano in fondo al fiume. È stata tutta colpa di Norman. Non mi interessa di chi è la colpa. So solo che se non spegniamo subito quell'incendio si propagherà e anche in fretta. Non c'è niente di rotto, ti verrà solo un bel livido. Grazie al cielo, meno male. Si può sapere che stavate combinando qui? Ci stavamo solo allenando. Bene, spero che vi siate riscaldati prima di cominciare. Beh, io... E l'abbiate fatto gradualmente. C'è un incendio boschivo vicino al mulino. Un incendio boschivo vicino al mulino. Aspettate! Dove pensate di andare tutti? Nessuno di loro è nelle condizioni di lavorare. Ma c'è un incendio in un bosco. Temo proprio che tocchi a noi due prestare soccorso. Cosa? Oh, sì, noi due. Vado a prendere l'elmetto. State indietro, per favore. I soccorsi arriveranno presto. Dov'è il resto della squadra? Te lo spiego dopo, Sam. Ora siamo qui e siamo pronti all'azione. Bene, allora. È ora di spegnere questo incendio. Voi due prendete le manichette. Ah, io lo disperdo. Non c'è nessuno alla guida!
fuoco! Guardate, è arrivato lo zio Sam! Tranquilli, andrà tutto bene! Non dovete avere paura, mi raccomando! Spostatevi verso il fondo del vagone e restate calmi! Sta attento, Sam! Scendo dalla sua parte, Sam. Penny, è il momento del piano B. Ricevuto, Sam. Più veloce, Ben. Sta attento al ghiaccio. Sam, siamo bloccati dal ghiaccio. Ricevuto, Penny. Tom, mi senti? Avremo bisogno di Wallaby 1. Sto arrivando. Piacciono i treni fuori controllo e che vanno in fiamme. Ti prego, fa qualcosa, Normax. Ok, Normax farà una telefonata alla mamma. Dirò ai miei amici alieni di venire qui col mio dispositivo di comunicazione interstellare. Ci salveranno. Quella è una scarpa, Norman. Norman, non è il momento per... Sono al telefono. Portami sopra il treno, Tom. Tranquillo, Sam! Normax, guarda! Ha funzionato davvero! Oh, è un vero UFO! UFO! Alieni! Norman! Shh, mi sto nascondendo dagli alieni! Scusa, Sam! Dobbiamo ritornare al centro di salvataggio e aspettare che la bufera sia finita! C'è troppa neve qui fuori! Ho trovato la neve! Fammi scendere qui, Tom! Davvero impressionante! Un alieno è atterrato sul tetto! Corro al centro di soccorso per chiamare i rinforzi. Io e Trevor porteremo tutti al sicuro. Andiamo, ragazzi. Spero solo che il fuoco non si propaghi fino alla foresta. Molto bene, James. Hai completato il gioco del pompiere Sam. Urrà! Ora ho bisogno di silenzio per finire questo. Siamo tornati! Oh, zio Sam, ho visto qualcosa che non va, ma non è dentro casa. Che succede, James? C'è un incendio sulla montagna! E dove si trovano gli esploratori? Meglio avvertire la caserma. C'è un incendio sulla montagna di Pontypandy. C'è un incendio sulla montagna di Pontypandy! I sentieri sono troppo stretti per Jupiter. Dovremmo prendere Venus. Thank you.
Usiamo l'idrante, Penny. Dobbiamo contenere il fuoco. Ci penso io. Ce l'abbiamo quasi fatta, Penny, ma ci servirebbero dei rinforzi. Resisti, Sam! Sto arrivando! Ottimo lavoro di squadra! A che ora dovrebbero tornare, Sam? Non dovrebbe mancare molto. Chiedo a Penny se per caso li ha avvistati. Novità, Penny? Sono tutti qui per dar loro il bentornato. Ancora niente, Sam! Spero che non siano nei guai. Brava ragazza! Vedo un razzo! Devono essere Ben e Anna. Temo che siano in pericolo. Un razzo di emergenza è stato lanciato dall'isola di Pontypandy. Un razzo d'emergenza è stato lanciato dall'isola di Pontypandy! Penny, prepara Neptune! Elvis sta arrivando! Illustrate l'isola! Io continuo a controllare in acqua! Anna! Ben! Ti sei allontanato tanto dalla riva! La corrente continua a trascinarmi via! Guarda, stanno perlustrando l'isola! Ma noi siamo qui! Niente? Niente, Penny! Sam, non sono sull'isola! Non saranno lontani. Continuate a cercare. Io mi dirigo a nord. Ehi! Da questa parte! Pensi che rimarremo bloccati qui stanotte? No, tranquilla. Non adesso che Sam ci sta cercando. Ci troverà sicuramente. Visto? Sono Ben e Anna. Li ho trovati! È tutta colpa mia. Avrei dovuto fermarmi quando ho sentito il dolore alla spalla. Beh, tutti ci spingiamo oltre i nostri limiti a volte, Ben. Per fortuna c'era Anna con te. Stai bene, Anna? Non ho finito la mia gara. Allora vai. Portala a termine. Sei sicuro? Beh, certo, ma avrà bisogno di un po' d'aiuto. Preparati per il calcio di rigore del secolo. Oh, fermo! Guarda, impara da un vero professionista. Ecco come si tira un calcio di rigore. Oh cielo! Ma è autogol! Sì! Adesso basta con il calcio, Norman! E cerca di stare attento con la... Pizza! Mamma mia! Ma che hai combinato? Mi dispiace tanto! Pulisco io questo disastro! Tu tira fuori dal forno la pizza con il salamino e portala a Ben, al molo! Va bene, bella lasagna! Non è giusto! Mi sto perdendo la partita di calcio per questa stupida pizza!
Ecco, è così che si gioca in attacco. Ed è così che si gioca in difesa. Beh, qui non c'è più niente da fare. Potremmo anche andarcene a casa. Ed è così che si fa una rovesciata. Oh, 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 la mia schiena. Questa pizza puzza un po' di bruciato. Un po' troppo di bruciato. Oh no, aiuto, è fuoco, è fuoco. Gol! C'è un incendio sulla collina al parco di Ponti Pandi. C'è un incendio al parco di Ponti Pandi. Penny, dobbiamo spegnere il fuoco dal fondo della collina. Elvis, Ellie, fate uscire tutti quanti dallo stand. Ossigeno 100%. Con questa nebbia è complicato. Sarà come cercare un ago in un pagliaio. La visibilità è limitata. Quindi riducete la velocità e proviamo prima a vedere a est dell'isola di Ponti Pandi. Passo. Dove stiamo andando, papà? Possiamo aiutarli a trovare Tom. È peggio di quanto mi aspettassi. E la corrente è molto forte. Sento un motore. Sono qui! Aiuto! Sono qui, da questa parte! Sul radar non vedo niente. Il radar potrebbe non captare un piccolo gommone. Tenete gli occhi e le orecchie ben aperti. Non possono sentirmi. Oh! Ehi! Mi sentite? Sono qui! Ehi! Sono da questa parte! Ehi! Cosa non darei per essere sul mio elicottero? Allora, il vento soffia da nord-ovest. La marea cambierà tra 3 ore circa. Inoltre c'è una corrente di acqua fredda. Qui! Tom dovrebbe essere proprio qui. E Sam invece lo sta cercando di qua. È il punto sbagliato. Sbagliato? Sam! Mi ricevi? Passo! Charlie, ti ascolto. Dovete cambiare rotta. Tom si trova a ovest dell'isola di Ponti Pandi ed è molto distante dalla riva. E sei assolutamente certo, Charlie? Ho pescato laggiù per anni, Sam. Ne sono sicuro, come lo sarebbe qualsiasi altro pescatore. Penny, Ben, avete sentito, Charlie? Cambiamo rotta. Ricevuto, Sam! Tenetevi forte, ragazzi! Tom si trova davvero dove hai detto, papà? Lo spero davvero, Sara. Lo spero davvero. Non so quanto riuscirò a resistere. È un motore. È una barca. Ehi! Sì! Amici miei! Mi avete trovato! Sei salvo, Tom! Grazie, ragazzi! Pensavo che avrei dovuto nuotare molto. È tutto merito di Charlie. È stato lui a trovarti. Ehi, ciao a tutti! Grazie, Charlie! Se non fosse stato per te, sarei ancora in mare! Sei mitico! Alla fine non è stata una giornata così terribile! Nostro papà è il migliore! Il papà più mitico di tutti! Quelli che sono d'accordo, suonino la sirena! Beh, io non ho fatto un granché in realtà. Invece sì. Davvero? Sì, hai fatto un bel tuffo di pancia dritto sul materasso. Forza, Mandy! Possiamo cavalcare fino al promontorio di Ponti Pandi! Così riusciremo a battere James! Ma io non so andare a cavallo!
Neanch'io! Ma quanto può essere difficile? Non vedi che non ha neanche la sella? Andare a cavallo è facile, Mandy! Devi solo montarci sopra e dire al galoppo! L'ho visto in televisione! Oh, non ci penso proprio a salire su quel cavallo! È troppo pericoloso! Vedi? Non c'è niente di pericoloso nel montare a cavallo! Ah! Invece a me sembra proprio così, credimi! Ce la farò! Stavolta vincerò io! Oh, aspetta! Dove stai andando, cavallino? Cavallino! Ah! Ah! Aiuto! Oh, no! Il cavallo è bloccato nel fango! Chiama il pompiere Sam, Sara! Proverò a stimare la nostra posizione usando la mappa! È bloccato su un cavallo impantanato in una profonda pozza di fango. Norman è bloccato su un cavallo impantanato in una profonda pozza di fango. Ricevuto, signore. Dica Ellie di prendere Phoenix. Ci incontreremo lì. Dobbiamo salvare un animale, quindi tu dovrai venire con noi, Lizzie. Ok. E credo che mi servirà anche qualcun altro. Arnold! Andiamo! Forza! Ellie, spegni la sirena. Non vogliamo che il cavallo si spaventi. Ricevuto, Sam! Così che vanno le cose in televisione. Avvicinati più che puoi. Io porterò Norman al sicuro, poi dovremo imbracare il cavallo. Arnold, riesci a tenerlo buono? Io? Ce la puoi fare, Arnold.